Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa di Irpinia Sannio, informazione scelta per voi, a cura della redazione giornalistica della nostra voce.info. Anche questa mattina saremo in compagnia delle pagine provinciali dei nostri quotidiani, il quotidiano del Sud, le pagine provinciali del mattino e di otto pagine iniziamo la rassegna stampa di questa mattina, venerdì 31 ottobre con il Quotidiano del Sud. Apertura per il centro Appello da Lourdes, la conferenza episcopale oggi su TV 2000 a favore della struttura di valle, la solidarietà espressa in firme pubbliche sulla giornata del quotidiano del Sud, l'intervento questo sud che sprofonda sempre di più di Giandonato Giordano e il ricordo in migliaia per laddio a Sibiglia. Marino, siamo qui per ringraziarlo. Insediato il Consiglio Provinciale Campacorta Apre alle opposizioni la commemorazione dei defunti. La città si prepara, ma è già caos, traffico. E vediamo dal, alcuni richiami che propone il quotidiano del Sud del Montoro: risanamento di, idrogeologico dalla regione 1,6 milioni. Malzoni Foti rilascia il Via Libera per i ricoveri. Avellino Vanacore per i Piazza Libertà: intesa con i commercianti. Lauro minacce a Bossone, cognato boss sindacato. Grottaminarda: la scomparsa di Menino, l'ex sindaco di Bossone, Avellino, raid. Alla Dante Alighieri, Presi, Avellino, donna investita in via Cavour, Interland, molestie su un minore a giudizio, solo fra di piano 8 medici davanti al GUP. Le pagine interne, apertura e primo piano a firma di Norberto Vitale, L'Irpigna saluta Antonio Sibili, rito funebre nella chiesa di San Modestino, presieduto dal vicario della diocesi di Avellino. Folla e commozione per l'addio al patriarca che portò nel grande calcio l'Italia di provincia. E resterà un esempio per tutti, che sarà difficile da imitare. Vediamo le presenze ieri di tantissime eh, istituzioni, sport, politica, la visita di Ciriaco, d'Emita a casa di Sibiglia, braccio. Cosimo e siamo qui per dirgli grazie. Tanti personaggi hanno voluto rendere omaggio a Don Antonio. E andiamo alle pagine interne ancora con il centro autismo. Il caso davanti alla CEI, Padre Luciano, non sia un altro mercatone. Il commercio non subirà danni. Comune, l'assessore Vanacore assicura, si troverà la soluzione per Piazza Libertà. Politica, insediamento del Consiglio Provinciale. Insieme senza trucchi né inganni, il Presidente della Provincia Campacorta traccia le linee del nuovo Consiglio. Sine, nuove sinergie tra clan in Irpinia, il PM antimafia Francesco Soviera al confronto del Convegno dell'Ordine. E andiamo al raid della Dante Alighieri, beccati gli autori, tentano di sfondare un muro della palestra, bloccati dalla polizia nei guai per degename, danneggiamento due ucraini senza permesso di soggiorno. Interland, sia sì, al centro antiviolenza, la regione sblocca i fondi per la nascita della struttura a Mercogliano. Valle del Sabato, anticipazione recuperate, nota di libera per Altavilla sulla situazione finanziaria, al 30 maggio la disponibilità era di 352,14 euro. Valle del Dirno, dalla regione stanziate 1,6 milioni, i fondi destinati al Comune di Ventoro per il risanamento idrogeologico. Vallo Lauro Baianese, Lauro, il prefetto riammetta Rega dopo la decisione su De magistri scoppia il caso. Il sindaco di Lauro Bossone, la legge non è uguale per tutti, questo l'interrogativo che propone Valle, Laur, Valle Caudina, Il Sociale promette bene, siamo a Pietra Stornina, le dichiarazioni dell'assessore Tiziana Ciardiello. Baronia Calore Petrolio, ricerche e fallimenti, caratteristiche... Ed esiti di eh, progetti dei sondaggi effettuati nel passato, le perforazioni in Irpinia già partite dagli anni 30 e vediamo che oggi già c'è qualche novità in merito. Difenderemo servizi e personale. La Filtri Cigella Irpina vuole salvaguardare i servizi e i livelli occupazionali dell'AMU. Siamo sul tricolle. Il sindacato esprime incredulità sulle diriedazioni dell'amministratore Fiorello. E andiamo in alta Irpinia. Calitri di Miglia al Vetriolo vengano a spiegare in consiglio. L'ex sindaco Basta Liti da barra dello sport. Nuscola, ricetta di grosso per incrementare il turismo e il confronto alla lunga notte di Lioni, questa è la nota del quotidiano del sud, Sant'Angelo dei Lombardi, la Sagra delle Sagre, si aspettano i camperisti e con questa notizia lasciamo il quotidiano del sud per passare ad otto pagine, come sempre doppia apertura per il quotidiano diretto da Luciano Trapanese CGL e consumatori, aprire l'autostazione, sindacato e associazioni imbocciano il piano del comune No a otto corse a Campetto Sant'Arita Smog, oggi parla Roberto Mitrione, nuovo terminal con il mercato il sindaco agisca. Nel bilino dei clani fondi europei, un monito dell'antimafia in città, il PM della DDA Soviero camorra l'assalto degli appalti. Domani con lutto al braccio contro il Catania all'Appartenio, dopo il pareggio del Perugia si torna in campo per la dodicesima giornata di B. E vediamo di spalla la D.E. Don Antonio, gran folla e commozione nella chiesa di San Modestino, a Mercogliano la maglia numero uno per Antonio Sibiglia in Mille ai funerali. Sblocca Italia, petrolio facile, c'è il freno e andiamo a 15, anniversario sull'uccisione di Scibelli con polemica, libera attacca pago, il comune si difende. Sannio Benevento Immobili Comunali c'è l'inchiesta, Benevento per il turismo, primi segnali positivi. Pagine interne anche da parte di 8 pagine. Doppio. Doppia pagina dedicata all'addio a Don Antonio, mille per Antonio Sibiglia, addio tra Fomogeni e Corido, Melillo nell'Omelia, esempio di tenacia per i nostri giovani, padron Taccone, una vittoria per Don Antonio. Con Sibiglia va via il calcio dei presidenti appassionati. E andiamo a questo reportaggio fotografico che ci propone otto pagine, e passiamo ad Avellino: le mani dei clan su appalti e fondi europei, al convegno sull'associazione di ipo mafiosi, il monitor di Soviero. E forestali disperati in aula, statuto, lingua presidente, il presidente Campacorta ha giurato davanti ai gruppi, costituita la commissione che scriverà le regole dell'ente, martedì componenti esterni, ex DDL sblocca Italia, famiglietti c'è la norma di salvaguardia, petrolio facile, messo il freno a titolo unico, alla Camera sia i limiti di tutela ambientale per i progetti, alta capacità, irpigna, ora è legge di Stato. Trivelle in mare, il no del Movimento 5 Stelle, l'intervento di si Carlo Sibiglia, la Camera, il centrosinistra alle porte segnali a foto per la svolta, Udc, SEL e Irpina di base lanciano segnali, ma decide il Sindaco. Avellino, garanzia giovani, rischio flop, non decola il programma europeo, audizione congiuda delle commissioni regionali. Ancora Avellino, caso caos pulmone, disagi per studenti e pendolari. Frigento, Chieffo, modello di sviluppo nel rispetto dell'ambiente, parco urbano, panorami, esperti a confronto. E andiamo avanti ancora con la città, Malzoni, via libera anche dal comune, accreditamento il giorno decisivo, ultime ispezioni guidate da Padula, spidendo oggi saldo del 50% delle spettanze. L'arte e del movimento delle emozioni, libri e concerti, a Villa Mendola e passiamo alla provincia Polizia, polizia lotta alle dipendenze il, il commissario Cuccovillo incontra gli studenti del Don Milani questo sul Tricolle ad Ariano Mirabella un piano per garanzia giovani una serie di iniziative sul territorio calinese dov, eh, dovrebbero rimettere in moto l'occupazione anche se questo strumento si registra qualche difficoltà, solo fra porta a porta c'è codice a barre, correttivi in vista del sistema di conferimento dei rifiuti adottato da Palazzo Orsini. Montoro, sbloccati i fondi per Aterrana, l'attesa dura da più di sette anni. La frana del settembre 2007 doveva essere un intervento di urgenza. E Andiamo a Caposele, gestione dei rifiuti, partita aperta. Si apre il... Dibattito rilanciato dal capogruppo del PD alla provincia. Lioni, la revoca e dell l'azzeramento delle deliche. Salzurulo convoca la verifica di maggioranza. Un libro, i dialoghi di, tra Don Leone e Toni Negri. A breve la presentazione delle corrispondenze private del 79, il primo passo quando il politico era ancora in carcere. Andiamo a 15, Scibelli e lo schiaffo di pago, polemica nell'anniversario della morte del giovane di Daurano ammazzato per errore dai clan. Sperone, Fontana, degrado i rifiuti, la denuncia di Peluso Sperone Civica attraverso. Un reportage fotografico. Ancora di situazioni ambientali particolari. Benevento siamo nel Sannio, Palazzo Mosti, consiglio surreale. Aula vuota e predicatori nel deserto. Pochissimi consiglieri votano l'acquisizione di un box in centro. Le apore pubbliche. Fuga generale. Pepe il sud muore perché muoiono i luoghi, luoghi di discussione. Come questo, classe dirigente colpevole e nuovo centro-destra, lezioni ok, ma servono le primarie. Ancora. E a Sant'Agata arriva il PM si scava in altri siti sospetti sopra il luogo di Giammarino, terminate le verifiche al uh, palmentata dalla prossima settimana i rilievi nei luoghi segnalati dagli strumenti e in consiglio votò un'anime di scarica nella cava Picone, una delibera dell'87 indicava il sito come deposito provvisorio. Benevento Arpaia, controlli dei carabinieri del NAS, sospeso il servizio mensa a scuola, fitti degli immobili comunali, indagini della Corte dei Conti, Palazzo Mosti, abitazioni, negozi, strutture di locazione, tantissimi casi di morosità. Benevento, serata nella terra delle streghe, Halloween da festa pagana, occasione per riscoprire la tradizione delle janare. Benevento, Ricci firma i decreti attuativi, alla Rocca si chiude il caso caccia, servono il via libera del piano faunistico, ieri l'incontro in provincia. E andiamo in provincia, andiamo a San Giorgio del Sannio, controlli SI, la protesta dei gestori coinvolte le principali attività della movida. San Martino Valle Caudina, bilancio ecco il piano completo, il comune presenta il documento triennale per il 2014-2016. Montesarchio, botteghe e attività storiche, c'è tempo fino al 9 novembre. Teleseterme, Terme, una mozione che scorre tra il, fu scorre tra il futuro di Aceto e quello della maggioranza. Il lo spunto politico è emerso nella seduta in cui è stato approvato il bilancio di previsione. E andiamo a Cusano Mutri, Bocca della Selva, stagione più rosea. Domani dal Versante Casertano arrivano buone notizie per la liquodificazione della località. E andiamo a sinistra. No alle funzioni associate. L'amministrazione invia una nota al presidente dell'AnciFassino. Spina aderisce all'iniziativa dell'Associazione dei Piccoli Comuni. Le unioni dei municipi non generano risparmi, ma aumentano dei costi. E con questo chiudiamo otto pagine per passare. Al mattino di Avellino Trivelli, il decreto taglia i sindaci, confermata l'alta capacità, 15 primi cittadini chiamano Caldoro in pugni il provvedimento. Sì, della Camera lo sblocca Italia, esclusi, Parigi, esclusi dai pareri famiglietti, ma si potranno impedire. La provincia in consiglio la protesta dei forestali. La città troppo smog, vietate le auto inquinanti. E l'intervista all'Oncologa Bella c'è cioè, Rischio tumori. La scomparsa, Menino e Major Eroe dell'Irpini a Boston e Centropagina dedicato a Sibilia Unico e indimenticabile. Titola Il Mattino: La polemica, un errore, l'aria bussa a Santa Rita e in via Cavour anziano in veste ragazza e la trascina per metri. Eh, apertura interna per il mattino dedicato al Consiglio Provinciale Apertura al PD di Campacorta Lealtà all'Irpinia, prima seduta del nuovo parlamentino Allengo alla guida della Commissione Statuto, la rabbia della Cigelle contro la Picerna Attac Attacco Vile e infondato a Camusso Si disblocca Italia e allarme per le trivelle La Camera approva il decreto Ok all'alta capacità, ancora possibili le ricerche petrolifere e l'ultimo saluto ad Antonio Sibiglia, è stato un numero uno del calcio. Lungo applauso dei tifosi e uno striscione unico e indimenticabile. Politici sportivi, omaggio al presidente, in chiesa Taccone, a Bodi Marino e tanti ex calciatori del suo Avellino. Corsi, fotocopia del commendatore, parlò proprio così e mi abbracciò. Contro gli sforamenti, due giorni di stop dalle auto inquinanti. Oggi l'annuncio di Roberto per due mesi. Mercoledì e venerdì fermi i mezzi senza Euro 2. L'opposizione a Foti ora dimostri la svolta. Dopo il ritiro delle dimissioni, le minoranze aspettano il sindaco alla verifica in Consiglio. E qui tutte le posizioni riportate dal mattino. Amo conti a posto con tagli alle spese e prepensionamenti. Il sesto geologico arrivano i fondi a Montoro, 1.600.000 euro la messa in sicurezza del vallone Aterrana. Mercogliano, centro antiviolenza, 30.000 euro dalla Regione. E andiamo ad Abbellinum, comune parte civile, siamo ad Adripalda. L'ente locale si ritiene leso dalla grave, dal grave degrado del sito. Il procedimento a Cassano. E con questa notizia chiudiamo la rassegna stampa di questa mattina. Grazie della vostra attenzione, appuntamento a domani mattina con la nostra rassegna stampa.